Oggi sono esattamente 50 anni che è morto Tolkien. Vorrei fare un video breve per dirvi cosa rappresenta Tolkien per me e chiedervi cosa rappresenta per voi. Sin da quando ero molto piccola, in qualche modo mi è stata messa davanti una paura molto radicata per la morte, di chi mi stava attorno, non di me stessa. Ho sempre creduto in una forma di intelligenza divina che mi proteggesse, ma non riuscivo a far pace con l'idea di Dio che emergeva dalle mie esperienze. Dopo aver amato come tanti il Signore degli Anelli, un giorno una mia amica mi ha messo di fronte l'edizione inglese del Silmarillion, dicendo che poteva pure lasciarmelo perché a lei non piaceva. Mio padre era morto qualche anno prima. Quando ho iniziato a leggere il Silmarillion in inglese, ho capito che conteneva qualcosa che sarebbe stato di grande importanza per me. Unitamente al fatto che io voglio capire tutto ciò che appare complicato, smontarlo e rimontarlo per apprezzarlo fino in fondo, mi sono procurata subito la traduzione in italiano e ho cominciato ad assorbirlo. E lì ho trovato innanzitutto il senso intuitivo e comprensibile di quella figura divina che non ero mai riuscita a comprendere e ad accettare fino in fondo. È un discorso più complicato di quanto si possa fare qui e ora, per cui vi dirò che l'altro elemento fondamentale che mi ha legato a Tolkien leggendo il Silmarillion è stato andare oltre il concetto di morte. Avevo visto morire diverse figure importanti della mia famiglia e mio papà era morto in un modo amaro da mandar giù. E da quando ero bambina ero terrorizzata all'idea della morte dei miei genitori. È una paura che ho faticato ad affrontare fino a non molto tempo fa. Ma grazie a Tolkien ho capito che l'idea di morte che avevo interiorizzato era una sorta di artefatto costruito da quell'io Morgoth che ci hanno insegnato a temere. Certe pagine del Silmarillion mi hanno schiuso e svelato l'idea di morte come dono agli uomini, come svincolamento dalla scatola chiusa del mondo per un destino che va oltre i cerchi di Arda. Ma non in modo traumatico e di perdita, ma di un oltre accettabile, un oltre da scoprire, non un oltre di cui avere paura. In qualche modo, ogni volta che mi allontano da Tolkien, torno ad avere un'irrefrenabile paura della morte di quelli che mi stanno intorno, non la mia, la loro. Ma se torno dentro il Silmarillion, questa cosa se ne va, come fosse una menzogna di Morgoth messa a nudo. Ecco perché Tolkien è importante per me.